Mamma mia, che partita che è stata! Una partita meravigliosa, meravigliosa. Uff, bella, bella. Mi sono esaltato a vederla. Mi sono esaltato, anche esultato come un pazzo sul gol del 4-3, perché comunque mi aveva preso, però mi ha proprio preso la partita. Veramente contento dei ragazzi della primavera, veramente. Allora, ricapitoliamo: Juventus Primavera batte Milan Primavera 4-3, partita pazzesca, col Milan in vantaggio. Juve che pareggia con Hans Nicolussi Caviglia, e ve l'avevo detto, attenzione che quei 10 minuti che ha fatto potrebbero dargli la carica, quei 10 minuti che ha giocato ieri in Serie C. Poi la Juve, è stata una bella partita aperta, ma veramente bella, divertente, e sembrava che comunque tutte e due potessero segnare, però la Juve la stava vedendo bene in campo. Infatti è arrivato il gol di Petrelli. Dopo il gol di Petrelli è arrivato in contropiede su assist meraviglioso sempre di Petrelli, porta nuova a portare il risultato sul 3-1. 3-1 la partita sembrava chiusa. Allora il Milan trova un gran gol. Ecco, diciamo che Baldini ha fatto un cambio giusto e un cambio sbagliato, ma che ci sta a questi livelli. Cambio giusto Petrelli per Markovic, e poi vedremo perché. Cambio sbagliato l'inserimento di Serrao per Makoun. Serrao non ne ha imbroccata una giusta oggi. Prima fa un errore e il Milan trova il 3-1, fa un altro errore e il Milan trova il 3-3, e il 3-3 è arrivato al 91esimo. Partita ormai sembrava chiusa, tanti saluti e grazie. E invece al 94esimo è arrivata la rete di Markovic su un lancio lungo, errore del difensore del Milan che se lo perde, e lui bravissimo, freddissimo nell'uno contro uno a portare il risultato di 4-3. Diciamoci la verità, il risultato più giusto probabilmente oggi era il pari. Però questa primavera a me sta piacendo perché intanto impone il gioco, prova sempre a giocarla, gioca molto elegantemente palla a terra, ha un buon gioco, elegante, libera spesso gli esterni e gli attaccanti di conseguenza, e poi ti dà la sensazione che le possa vincere, quasi in qualsiasi momento possa segnare. Io aspetto di vedere ovviamente le partite con Roma, Inter, diciamo con squadre più blasonate, ma questa primavera non dico che possa vincere il campionato, perché secondo me ancora Inter, Roma sono più avanti, però ecco, battere questo Milan qua non era facile. È una squadra che le può vincere tutte e le può perdere tutte. Diciamo che questa è una primavera che ti fa sperare che possa fare qualcosa. Diciamo che, insomma, adesso vediamo, ma io credo, io in questa primavera qua, quest'anno voglio crederci, perché ripeto, partire con 4 vittorie su 4 partite nei livelli sotto i 19 anni non è mai facile. Non è mai facile. Oh, è partita, ha vinto comunque il campionato primavera, poi è molto difficile da quando è diventato Primavera 1, perché ogni partita non è un big match, ma quasi. E insomma, poi vittoria di Cagliari della settimana scorsa, la vittoria a Valencia, la vittoria oggi col Milan, secondo me sono partite abbastanza pesanti, sono già punti un po' importanti e pesanti. Staremo a vedere, insomma, staremo a vedere come andrà avanti, prosegue. Poi ripeto, sono curioso di vederla con Atalanta, Inter, Roma, eccetera, che darebbero, come posso dire, un'idea maggiore di come del livello della squadra. Però sicuramente, o la Fiorentina anche, che non so se ha fatto un buon campionato. E ripeto, la curiosità è tanta e vedremo piano piano andando avanti. Comunque, complimenti alla primavera di Mister Baldini. Juventus batte Milan 4-3, 3 su 3 in campionato più la vittoria in Champions. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!